Allora, noi siamo. Cominciamo con il signor Vincenzo Sferagatti. Ecco, questo Giovedì Santo si sta festeggiando. In che modo stiamo festeggiando? Noi con gli alunni oggi, diciamo come tutte le scuole, abbiamo organizzato questo precetto pasquale in collaborazione con tutti gli alunni e ringraziamo tutti gli ospiti che sono arrivati. Grazie, invece passiamo la parola alla vicepresidente. Salve, buongiorno a tutti. Noi qui siamo contenti di aver partecipato insieme agli alunni e ai docenti e a tutti i nostri amici in questa giornata di raccoglimento, comunque una giornata santa, che vede unione, condivisione. Noi siamo contenti di insomma essere qui, di avere i nostri alunni qui con me anche adesso come supporto. E niente, l'Istituto Iervolino e Carissimi è un istituto alberghiero e agrario. L'alberghiero consta di due articolazioni, sale e vendita ed enogastronomia, l'agrario invece di viticoltura ed enologia. Concludo dicendo che per qualsiasi diciamo supporto, sia professionale sia emotivo, la nostra scuola vuole coinvolgere attraverso la tradizione anche l'innovazione, anche la tecnologia e quindi la nuova cucina, supportati dai docenti di alta formazione e da alunni che sono sempre più volenterosi di imparare questo mestiere. Grazie. Okay, grazie. Allora passiamo la parola a lui, che lo vedo distribuire. Mi chiamo Francesco e sono un ragazzo che frequenta la scuola del primo anno e dico che questa scuola è bellissima, bellissima. E io, per me è già il terzo evento che faccio e sono molto contento di farlo e di frequentare questa scuola. Piacere, adesso passiamo con quello che si interessa della cucina. Bene, allora noi oggi in questa occasione speciale abbiamo realizzato con i ragazzi pastiere napoletane, tortoni, sugni e pepe, quindi che racchiude questo periodo pasquale, e in più offriremo degli assaggi dei primi piatti, quindi un risotto con asparagi e crema di gorgonzola e dei ravioli fatti dai ragazzi con il ripieno di baccalà e zucchine, provole e zucchine. Tutto realizzato da loro, quindi ogni cosa sempre manuale, più è anche una vasta varietà di pizze. E ragazzi, anche come possiamo vedere, anche loro da soli sono in grado di lavorare, che comunque noi facciamo sempre il laboratorio, ogni settimana ogni classe fa il suo quantitativo di ore di laboratorio, in più ci sono anche dei progetti come l'alternanza scuola-lavoro, quindi in strutture all'altro istituto, sempre dei carissimi Iervolino. Sei stato invitato, diciamo? Salve, buonasera. Il mio piacere è che sono un docente e conosco benissimo i vertici di questa scuola. Sono un docente e essendo un agronomo, molto legato all'istituto tecnico agrario di questa scuola, ma quello che vedo forte e benissimo è l'istituto alberghiero, dove facciamo anche grandi assaggi e deliziamo delle loro specialità che sono veramente particolari e belle. Quindi il mio è un grande complimento a questa struttura scolastica e mi fa piacere se cresca sempre di più in maniera sempre più forte. Complimenti. Okay. La ricetta di questo tortano che ha un bell'aspetto. Allora, partiamo dalla pasta. Dalla pasta. Allora, un impasto semplice, normale, acqua, farina. Si impasta il giorno prima, quindi un esempio, su un chilo di farina si aggiunge circa 600 g di acqua. 20 g di sale e 10 g di lievito. Una volta realizzato l'impasto si fa riposare e si aggiunge lo strutto, la sugna. Chiedo scusa, la sera o nel momento in cui si è realizzato? La sera. Si realizza e si fa riposare un poco e poi si aggiunge la sugna, si allarga la pasta, si lavora manualmente con sugna e salumi. Circa su ogni 5 kg di pasta realizzata, completa, va un chilo di sugna a un chilo di salumi e poi pepe che deve abbastanza ricoprire quasi tutta la superficie. Nei salumi ovviamente è a piacere, si possono mettere qualsiasi tipo di salume che piace, più l'aggiunta di parmigiano. Una volta fatto questo si mette negli stampi e si lascia riposare in frigo tutta la notte. Il giorno dopo si toglie dal frigorifero, si mette a temperatura ambiente 3-4 ore e poi si inforna. La cottura
180 a 200 gradi per circa 45 minuti. Aspetta un secondo. Parliamo di pastiera, diamo qualche consiglio. Sì, allora, dei consigli pratici per la pastiera è importante che in questo caso gli ingredienti vengano fatti sempre il giorno prima, perché così si amalgamano i sapori e scaricano tutto il proprio sapore. Si divide la ricotta, si lascia asciugare in frigo una notte, che deve essere asciutta, e il giorno dopo va unita con una parte di zucchero della ricetta. Poi a parte si fa cuocere il grano con il latte, bucce di agrumi e una parte di zucchero della ricetta, e si lascia riposare anche questa tutta la notte. Poi si aprono le uova, si tengono a temperatura sempre in frigo, e la frolla va fatta il giorno prima. Frolla aromatizzata con vanillina, con agrumi, è una frolla classica, normale. Poi il giorno dopo, una volta fatto tutti gli ingredienti, si uniscono, si amalgamano, si fa la crema pasticcera, chi la usa e chi non la usa, però è un aroma in più. Anche la crema va aromatizzata con limoni, arance, vaniglina, bacca di vaniglia. Si uniscono tutti gli ingredienti, quindi va prima la ricotta con lo zucchero e il grano, la crema pasticcera, che in frigorifero tenderà, grazie agli amidi, a indurirsi. Non è un problema perché si scioglie insieme alla ricotta e poi in cottura comunque rilascia tutto l'aroma e tutto il sapore. E una volta quindi messo ricotta, grano, canditi a discrezione, fiori d'arancio e ancora agrumi, grattugiati agli agrumi, si unisce tutto e si cuoce in forno statico a 180 gradi per circa un'ora. Però Raffaele Iervolino. Benissimo, abbiamo già parlato con la vicepreside, vogliamo sapere qualche cosa anche da voi. Questa è una scuola che è sorta su mia iniziativa, un po' anche per caso. Mi sono avvicinato a questo territorio per caso, ma mi sono sentito subito a casa mia e così mi hanno fatto sentire. Mi sono innamorato prima ancora che dell'iniziativa imprenditoriale dell'immobile, della struttura, perché è rimasta una di quelle strutture che lascia una matrice cattolica alla istruzione. Noi predichiamo un laicismo che forse è giusto che ci debba essere, cioè una scuola avulsa da qualunque condizionamento esterno, ma cattolicesimo significa religione, noi siamo cattolici cristiani, tutti quelli che erano qui, tant'è che abbiamo partecipato a una messa solenne, ma il cattolicesimo e il cristianesimo ci hanno anche insegnato tanto in termini di valori, quindi anche la nostra tradizione, la nostra educazione che viene fuori da quel percorso di vita che abbiamo tenuto. Per cui io ci tengo tanto a che questa scuola rimanga una scuola di questa matrice. Ok, grazie. Ora delle iniziative sul campo. E qui è innanzitutto una scuola medio superiore con lo status di parità. Abbiamo gli indirizzi dell'alberghiero e dell'istituto tecnico agrario, ma è anche sede dell'Università Telematica Pesaro, dove vengono svolti esami. Si studia a distanza e poi gli esami si fanno qui. Quindi c'è questo connubio scuola-università che poi è perfettamente complementare, perché gli studenti, terminati gli studi di scuola media superiore, si possono iscrivere direttamente all'università.